Ciao a tutte e a tutti le amiche e gli amici di Karateka.it. Siamo qui con Michela Pezzetti. Ciao Michela, grazie per questa intervista. Ciao a tutti, grazie a voi assolutamente. Allora, quest'anno è stato un anno molto particolare, direi, per te, perché ha segnato un grande passaggio, quello d'atleta, che abbiamo seguito tanto anche su Karateka, a un nuovo ruolo come quello della coach. Volevo che ci raccontassi un po' come è stato anche chiudere un percorso di vita, perché alla fine è veramente tutta la vita, passare in questo nuovo ruolo e come ti stai trovando. Diciamo che è stata una scelta molto ponderata, molto tranquilla, fatta perché appunto semplicemente per quanto mi riguarda era un percorso che aveva avuto il suo corso, ho avuto le mie soddisfazioni, sono stata felicissima e già avviata nel mondo, insomma, dalla parte dell'allenatore ho detto che era il momento giusto, l'ho sentito, quindi non è stato assolutamente faticoso fare questo shift. E anzi, mi piace parecchio essere passata di qua, mi dà tanta gioia, tanta soddisfazione e non vedo l'ora di trasmettere quello che comunque ho accumulato negli anni del mio agonismo ai nuovi ragazzi, perché penso che sia molto importante come cosa. Siamo a giugno, quindi il giro di boa dell'anno. Come sono andati questi primi 6 mesi e quali sono i tuoi progetti futuri? I primi 6 mesi sono andati molto bene, un po' una scoperta ovviamente. E alle gare mi sono divertita tantissimo, ho conosciuto anche nuovi ragazzi, perché comunque ovviamente finché uno fa l'agonista bene o male rimane nella propria fascia anche di età, insomma, in qualche modo. Invece spaziando nelle varie categorie ho conosciuto un sacco di ragazzi, ho visto tanto talento e quindi è stato veramente una scoperta. E l'obiettivo per la seconda metà dell'anno è sicuramente continuare a vedere la scia che si sta seguendo, dare il contributo e soprattutto io comunque sto aprendo, ho aperto da poco una sezione giovanile che ho iniziato a seguire io personalmente di bambini, quindi preagonisti, proprio quindi è piano piano accompagnarli nella loro crescita, non solo ovviamente nei prossimi 6 mesi, però si parte da lì. Assolutamente, e una cosa che stiamo chiedendo un po' a tutti, perché stiamo intervistando qui a Ostia oggi, riguardo al periodo estivo, qualche consiglio più da atleta, da atleta per gli atleti, su come affrontare questi periodi estivi tra vacanze e karate, come si fa a rimanere attivi anche in vista di settembre? Allora, innanzitutto è fondamentale il relax, lo stacco, il recupero, sia fisico che mentale, perché comunque è l'unico momento in cui veramente uno lo può fare, che fa parte dell'allenamento e del percorso di crescita. Per il resto è un momento buono per fare quello che non si può fare in stagione, quindi tutte le grandi migliorie che si possono fare è bene farle adesso, e anzi forse è anche più divertente perché si sperimenta un po' di più. Assolutamente. Parlando invece, hai detto prima, di bambini, sicuramente una veste molto diversa rispetto a quella che siamo soliti vederti. Qual è il tuo approccio all'allenamento per bambini e cosa ti aspetti che un bambino faccia nel karate? Allora, anche lì ovviamente è stata un po' una scoperta, perché i bambini così piccoli effettivamente ho avuto poco a che fare finora. Sicuramente farli divertire, perché devono giocare, devono imparare giocando, e anche un po' di regole e disciplina, perché il karate nasce così e quindi è giusto che gli arrivi. E devo dire che anche i genitori di oggi sono contenti di questa cosa, perché comunque c'è sempre un po' da curare tutte e due le parti, quella che è appunto la formazione e quello che è il gioco tramite cui loro imparano. Assolutamente, ottimo. Allora, ti aspettiamo anche su Karate con dei contenuti magari a tema karate bambini, perché insomma è molto interessante e non c'è tantissimo a giro anche su come allenare, eppure è una età assolutamente cruciale, perché proprio vai a fondare le loro vite. Vi consiglio anche di seguire il profilo di Michela, perché ha iniziato a pubblicare alcuni contenuti didattici molto interessanti, quindi noi siamo i primi a seguirti, ma invitiamo anche gli altri a farlo. Quindi grazie per essere stata con noi e ci vediamo sia sul tatami sia su Karateka per una prossima intervista. Io invece ringrazio tantissimo voi e ovviamente ringrazio il mio gruppo sportivo, le Fiamme Oro, che mi hanno permesso di fare questo passaggio nella più bella maniera e dandomi tante opportunità. Quindi niente, grazie a tutti voi anche. Ciao. Ciao.